Bentornati cari amici al nostro appuntamento qui al CUFRAD con la prevenzione. Oggi non sono sola, ma c'è con me il signor Nicola, che ci racconterà come nella sua vita la cocaina per tanto tempo l'abbia un po' fatta da padrone. Ve lo presento e lo ringrazio molto per essere qui con noi. Buongiorno Nicola, ben arrivato e grazie per essere qui. Buongiorno a tutti. Volevo raccontare la mia esperienza con la sostanza e è una storia abbastanza lunga. Sono partito a 16 anni a usare la prima volta la sostanza, dopodiché l'ho abbandonata per 5-6 anni. A 22 anni è cominciato a diventare un problema per me. Cominciavo a usarla il fine settimana, saltuariamente, non lo vedevo come un problema. Non lo vedevo come un problema, però poi mi sono accorto che era diventata difficile, sentivo la dipendenza, proprio la dipendenza di usarla anche in settimane, infatti la usavo tutti i giorni, poi ho cominciato a usarla per tutti i giorni. Siamo passati da un uso giusto per il fine settimana, quindi qual è l'effetto che ricercava nel fine settimana e qual è invece l'effetto che ricercava nel momento in cui l'uso è diventato continuativo? Allora, all'inizio mi sentivo un po' invulnerabile, diciamo, mi faceva star bene la sostanza, non avevo altri problemi. Dopo un periodo di un anno sono incominciate a venire delle fissazioni e lì è cominciato il mio problema con la sostanza. Quindi all'inizio c'era il piacere di trovare la sostanza, ma con il tempo è diventato un problema e questo, signori, è quello che produce la cocaina. Si passa da un effetto stimolante sul sistema nervoso centrale che ci dà euforia e una sensazione di benessere, quasi di onnipotenza, a una situazione che via via peggiora aumentando le dosi e aumentando la frequenza di somministrazione, fino a portarci alla situazione che ci stava iniziando a descrivere Nicola, in cui si hanno proprio dei pensieri un po' più persecutori, una sorta di paranoia, possiamo definirla, per cui abbiamo la sensazione che le persone parlino di noi, ci stiano controllando, abbiano sempre qualcosa da dire di nascosto rispetto a quello che noi stiamo facendo. Questa situazione, che può sembrare anche gestibile, in realtà può trasformarsi in alcuni casi addirittura in psicosi. Sta di fatto che è andata proprio così, e volevo dire che è durato per più di 10 anni, dai 22 ai 32, che finché mi sono fatto aiutare, mi sono confidato con i miei genitori, nonostante per parecchi anni raccontavo bugie, ho tentato di farmi anche una famiglia che non è andata a buon fine. Dopodiché ne ho parlato con mia mamma e mia mamma ho avuto i primi aiuti, diciamo i primi aiuti sono dato da uno psicoterapeuta. Perché nascondeva questo suo problema, che lei ci ha detto all'inizio non viveva come un problema? Se non era un problema, perché nascondersi? Perché non stavo più bene in mezzo alla gente, mi sentivo, dovevo isolarmi. All'inizio stavi bene in mezzo alla gente, ti sentivi invulnerabile, poi invece è andato tutto, mi faceva tutto proprio l'effetto contrario. Dopo un po' che ho preso la dipendenza, mi faceva l'effetto contrario. Possiamo dire che la sua esperienza con la sostanza, quindi, se all'inizio era positiva, in realtà alla fine dei conti le ha tolto molto più di quello che le ha dato? Mi ha tolto tanto, tantissimo, finché poi sono andato come dicevo prima, da uno psicoterapeuta, ma non ci voleva più sostegno, non era abbastanza quell'ora di colloquio che facevo, ho dovuto chiedere aiuto a mia madre e mia mamma si è interessata per poi andare in comunità. Cosa si aspettava dalla comunità? Ho ricevuto tanto, non mi aspettavo pensavo di meno di quello che ho ricevuto. Ho trovato dei compagni con cui dialogare, con cui manifestare le proprie esperienze. All'inizio ero molto timido, ero molto chiuso.
poi dopo ho cominciato a fare conoscenza con i ragazzi, con i compagni, e vedi che ognuno pian piano tiri fuori quello che hai dentro, con l'aiuto anche del sostegno psicologico. Ci apre una porta nuova questo riferimento al fatto che ci sono i compagni, c'è l'aiuto psicologico, perché un aiuto psicologico Nicola l'aveva già avuto, ma da solo non è bastato. Quindi questo ci fa pensare che nell'affrontare le sostanze ci sia bisogno di un intervento a 360 gradi che comprenda diversi fattori. Chiediamo a Nicola quali sono stati quelli per lui più utili in questo percorso di cura. A me è stato, molte cose sono state utili. Quello che mi è piaciuto di più è la revisione. La revisione si fa tutte le sere, che e racconti un po' la giornata, il tuo stato d'animo, il tuo, se hai dei malesseri, se stai bene, se stai male, puoi confortarti e migliorare il tuo carattere, diciamo così. La revisione, forse per chi ci ascolta da casa, è un concetto nuovo. La revisione è il momento di sintesi della giornata in cui si fa un po' il bilancio di quello che si è fatto, di quello che si sarebbe voluto fare, di quello che si vorrà fare per il giorno dopo. Ed è un po' quello che anche a casa possiamo provare a fare ogni giorno, vedere oggi la mia giornata, com'è andata, cosa ho fatto, cosa posso fare per migliorarmi. I nostri compagni in questo momento di gruppo ci sono di aiuto, perché ci danno un rimando di quello che dall'esterno hanno visto. È stato difficile nella fase iniziale confrontarsi e aprirsi con persone sconosciute? Ripeto, ero molto timido all'inizio, però pian piano vedevo che anche gli altri compagni, che era più di me, che erano già qua in comunità, che buttavano fuori quello che avevano dentro, le cose personali. Allora pian pianino ho cominciato a lasciarmi andare e a buttare fuori tutto, un po' con i psicologi e un po' anche col gruppo soprattutto. Quindi l'importanza non è solo dell'intervento individuale, ma anche del gruppo, perché la condivisione di storie simili alle nostre fa sì che ci venga la voglia di aprirci, di confrontarci. Si è mai sentito giudicato in questa fase? Assolutamente no, anzi sostenuto, diciamo. Sostenuto, mi dicevano dai, vai avanti, non sono questi qua i problemi. È capitato anche a me, dopo ognuno raccontava un'esperienza diversa e mi è piaciuto condividere questo mio problema con i ragazzi. All'inizio ci diceva che nella fase di maggior abuso sono iniziate delle paranoie. Immagino che, avendo questi pensieri un po' più persecutori, fosse difficile il contatto con l'altra persona, con il vivere in gruppo, mentre qui ci diceva che invece lo stare in gruppo l'ha addirittura aiutato. Come è cambiato il rapporto con gli altri? Può ripetermi la domanda? Sì, le chiedevo come sia cambiato il rapporto con gli altri. Siamo passati da avere le paranoie, immagino che questi pensieri la portassero a chiudersi un po' in se stesso, a invece parlare dei propri disagi, dei propri malesseri insieme a tante persone conosciute un po' per caso. Come è cambiato il rapportarsi alle altre persone? Ma all'inizio tendevo sempre a vedere quello che dicevano gli altri. Dopo, quando ho visto che gli altri si confidavano un po' anche i problemi personali soprattutto, ho cominciato a fidarmi del gruppo, e lì è stato le prime cose, e poi dopo ho buttato fuori proprio tutto quello che avevo dentro, che non ho mai raccontato a nessuno. Questo è importante, avere paura di raccontare quello che si ha dentro, il proprio malessere, e invece arrivare a riuscire a esplicitare le proprie emozioni, riconoscerle e darle un nome. Possiamo dire che forse questo è un aspetto che l'ha aiutata molto? Mi ha aiutato moltissimo a liberarmi di quello che avevo dentro. E poi a casa io avevo fatto tribolare un po' tanto anche l'ultimo periodo, e mia mamma mi diceva sempre di buttare fuori tutto quello che avevo dentro, cose che non ho mai raccontato neanche a lei. L'appoggio della famiglia è stato importante nel suo caso? Sì, è stato importante.
Questo percorso l'ha iniziato per se stesso e anche per loro, immagino, sentendo la sua storia. L'ho fatto per me stesso, la prima cosa per me stesso, per star bene io, perché non potevo più andare avanti così. E poi anche per una famiglia, perché ho una famiglia molto cara che mi vuole bene, l'ho fatto anche per dispiaceri, ne ho dati parecchi. Ci diceva che l'ha fatto per se stesso per sentirsi bene. Come si sente oggi a distanza di qualche mese? Mi sento una persona cambiata, mi sento una persona nuova, nuova dentro, diciamo, con degli ideali, con dei progetti di vita, e ora sto bene, sto molto bene. Come passa le sue giornate? Allora, le mie giornate, io mi sveglio al mattino alle 7 come tutti i ragazzi, facciamo la colazione insieme, ci si divide i compiti delle pulizie delle stanze, dopodiché facciamo la manutenzione, facciamo un'ora di manutenzione, che sarebbe da pulire degli ambiti, dei luoghi. Dopo andiamo a fare la sintesi, parliamo ogni giorno, c'è un argomento diverso. Da lunedì a sabato facciamo la sintesi e parliamo della sostanza, parliamo dei problemi che abbiamo, se ci sono dei problemi di risolverli insieme. Dopo c'è l'ora di pranzo, dopo il pranzo ci si prepara per l'attività del teatro, facciamo il teatro e dopo il teatro c'è l'attività sportiva, poi ci si prepara, ci si cambia. Alle 6 c'è la revisione, dopo la revisione siamo tutti un po' più liberi, abbiamo modo di parlarci, di dialogare, abbiamo degli spazi anche nostri. Comunque una giornata molto impegnativa che un po' richiama i ritmi di una giornata, ci si alza al mattino, ci si prepara, si adempie ai propri impegni e poi si hanno anche momenti di condivisione con le persone che si sono conosciute. Quindi questo un po' le ricorda i ritmi che aveva prima di entrare, quando la sostanza non la portava a stare chiuso a casa? Io ho dovuto abbandonare un anno il lavoro e i ritmi, purtroppo, per 2 mesi e mezzo, 3 mesi avevo scambiato il giorno per la notte e la notte per il giorno. Sono stato molto contento a venire qua, che ho ritornato ad avere i ritmi di una volta, il Nicola di una volta, il Nicola attivo, il Nicola che lava, che fa i mestieri, che racconta, che parla di sé, che ascolta anche gli altri, che è importante ascoltare anche gli altri. E quindi torniamo a riapprezzare le piccole cose, i ritmi normali della vita quotidiana, senza bisogno di strafare. E questo forse è importante che ce lo ricordiamo ogni giorno. Vero, vero. Chiediamo un'ultima cosa, Nicola, che ci ha concesso del tempo prezioso e immagino non sia stato facile raccontare la sua storia. Le persone che ci ascoltano a casa non hanno tutte la fortuna di riconoscere un problema o magari ci mettono tanto tempo, come è capitato a lei. Cosa si sente di consigliare a chi invece è ancora in difficoltà? Ma io innanzitutto consiglio di stare lontani dalla sostanza, qualsiasi tipo di sostanza, perché si parte proprio con le droghe leggeri e si arriva a quelle pesanti. All'inizio non sembra un problema, ma lo diventa sicuramente. State lontani. Grazie a tutti e ci vediamo qui alla prossima settimana.